Domenica e Gerusalemme era affollata e le persone venivano nella città perché giovedì sarebbe stata la festa della Pasqua e le persone amavano tantissimo trascorrerla a Gerusalemme. Gesù e i suoi discepoli, quando furono vicini a Gerusalemme, precisamente presso Betfage, Gesù mandò due discepoli e gli disse: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli a me, e se qualcuno vi chiede perché li slegate, diteli che il Signore ne ha bisogno. Sì, o mio Signore. Andarono i discepoli e fecero quello che gli aveva ordinato Dio. E mentre stavano slegando l'asina, che è la moglie dell'asino e la mamma del puledro, vennero delle persone che gli chiesero: aspettate un attimo, perché voi fate questo? Perché il Signore ne ha bisogno. Allora prendeteli pure. I discepoli, mentre ritornavano, misero dei tappeti sull'asina e sul puledro, e Gesù un po' cavalcava il puledro e un po' cavalcava l'asina. C'erano tantissime persone che volevano vederlo, quando seppero che lui stava arrivando a Gerusalemme. E uscirono con dei rami di palma uomini, donne, bambini. C'era una grandissima folla ad accoglierlo. Ho saputo che il Signore Gesù Cristo è venuto a Gerusalemme oggi. Anche io ho sentito questo, vorrei tanto vederlo. Mamma, mamma! Voglio andare avanti, vorrei vederlo. Ci sono tantissime persone qui. Non avere paura, tesoro, non avere paura. Appena si avvicina, ti prenderò in braccio, così lo vedrai. Eccolo, eccolo, io lo vedo, guarda, cavalca un'asina, non un cavallo come gli altri re. Io lo vedo. È molto particolare, entra nella città sopra una puledra. Si riunirono attorno a lui tantissime persone ed erano felici e lo accolsero proprio come accoglievano i re. I re, tanto tempo fa, entravano nella città cavalcando un cavallo. Invece Gesù Cristo cavalcava un'asina e un puledro, perché lui è l'angelo della pace, non un angelo della guerra, anche per fare la differenza. Mentre stava percorrendo la strada verso Gerusalemme, la folla stendeva i propri mantelli sulla strada. Altri tagliavano rami d'alberi e li stendevano sulla strada. E Gesù percorreva la bellissima strada e le persone erano felici di accoglierlo con i fogli di palma come facevano con i re. E poi usarono anche i rami d'olivo che simboleggiavano la pace. Perché Gesù Cristo, come abbiamo detto prima, era l'angelo della pace. La folla sventolavano le foglie di palma e i rami d'olivo e dicevano insieme: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli. Tutta la città era felice del suo arrivo, ma tranne un gruppo di persone. Chi è costui? Vero, chi è questo uomo che tutti accolgono come se fosse un re con i fogli di palma e i rami di ulivo? Aspetta un attimo, ma questo è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. I farisei erano molto infastiditi che la folla era felice per l'entrata di Gesù e lo accoglievano. E uno dei farisei gli disse: non va bene così. Fai stare zitta questa folla e non farti accogliere in questo modo. Se loro stanno zitti, le pietre parleranno. Questa è la Domenica delle Palme, una bellissima festa dove la Chiesa è felice e lo festeggia. Noi in questa festa chiediamo a Dio di venire e entrare nei nostri cuori e che diventi Lui il re della nostra vita. Come le persone hanno abbellito la terra per la sua venuta, anche noi dobbiamo essere puri e far trovare a Dio le opere buone nel nostro cuore. E queste cose lo renderanno felice. Dobbiamo sempre lodare e glorificare sempre il suo nome. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo
capitolo 21, versetto 9.